Non so se questo è un percorso logico che ha utilizzato lo stesso Sabatini. Molto meglio cominciare un nuovo corso in una partita dal pronostico chiuso piuttosto che una partita dove devi fare risultato a tutti i La costi. possibilità di giocare Non lo so, no, ecco, ci può stare anche questa. io credo sarebbe stato meglio avere un avversario un poco più abbordabile. Forse in questo momento è la squadra che insieme al Napoli forse nel momento di forma migliore del campionato. E oggettivamente il grado di difficoltà è elevatissimo. Non so quanto può bastare contro una squadra del genere l'entusiasmo, l'ennesima svolta, l'ennesima sterzata. Eh beh, proviamo a chiederlo al direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, che abbiamo in collegamento, che ringraziamo per la sua presenza in studio. Direttore, ci rendiamo conto che è stato sottoposto in queste ore a un autentico tour de force, costretto anche a ripetere e a ribadire gli stessi concetti. Ecco, intanto buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera direttore, in compagnia di Guglielmo Accardi, di Enzo Faccenda. Le chiedo, così per non insomma, triturarla, che giudizio ha in questo momento sulle prime della classe? Ecco, poi parleremo di Salernitana, però per parlare anche di calcio e non soltanto di quello che sta avvenendo a Salerno. Milan, Napoli, Inter sono effettivamente le tre squadre più forti di questo campionato. E se considera anche lei l'Inter la squadra favorita per la vittoria finale? No, sono le tre squadre più forti del campionato, senza dubbio. Ma che l'Inter sia la favorita per il campionato, non avrei qualche dubbio, perché comunque deve fare i conti con il Napoli e con il Milan. Io non nascondo che ho delle simpatie, anche se sono un ex interista, ho lavorato nell'Inter, ma ho una forte simpatia per il Milan perché ci lavorano due miei, cioè un mio ex collaboratore che è Ricky Massara e Paolo Maldini che è un amico, quindi qualche simpatia per loro ce l'ho. Ecco il Non è punto. molto popolare dire a Salerno che ho simpatia per il Napoli, ma anche lì c'ho un amico vero che è Luciano Spalletti, quindi insomma Assolutamente. sono un Ecco, po' combattuto. Milan peraltro sarà il prossimo avversario della Salernitana, poi ne parleremo. Ma il progetto Milan, ecco quello che sta portando avanti un suo allievo, perché Federic Massara è un suo allievo, unitamente a Paolo Maldini che diciamo così, si sta scoprendo dirigente di primissimo livello dopo essere stato il campione che tutti quanti abbiamo conosciuto e apprezzato. Ecco, il progetto Milan è un progetto sostenibile e immaginabile per un club anche di media caratura come può essere la Salernitana? Beh, la Salernitana ha sempre caratteristiche diverse, perché la Salernitana c'è un proprietario che mette i suoi soldi, ma i suoi soldi veri, non quelli delle aziende ombra o delle aziende incrociate o parallele, mette i soldi suoi nel suo conto corrente. Mentre invece il Milan c'è un fondo che lavora con i suoi criteri, le sue caratteristiche, e quindi si tratta di altra cosa. No, io dicevo dal punto di vista Mentre lo tecnico, Iacolino mette i scouting, suoi ricerca soldi. di giovani. Ma quella nell'Ermita e nella Salernitana è un processo già in essere, già in corso. Perché noi vogliamo essere competitivi, io poi ho la pretesa di esserlo con chiunque, quindi non mi formalizzo. So bene che la Salernitana potrà frequentare alcuni territori sì, altri no, perché in alcuni territori saremo un microbo, invece in altri territori saremo rispettati e quindi faremo anche scelte di tipo geografico, ma il talento esiste in ogni dove, esiste nei Balcani, nel nord Europa, nei Paesi Bassi, così come in Argentina e in Brasile, ma forse in Argentina e in Brasile in questo momento non siamo competitivi o non lo siamo troppo. Ha dato delle indicazioni importanti. È chiaro che il nuovo allenatore della Setana, immagino, non arriverà insomma, sì, oltralpe. Rimarremo nei confini nazionali. No, da Oltralpe è arrivato una volta l'allenatore della Roma, Rudy Garcia, che fece scalpore perché,
come con tutti i grandi allenatori italiani, sei andato a prendere l'allenatore del Lille, a suo tempo allenava il Lille, Rudy Garcia. Sì. Ma in questo caso non sarà così. Ecco, facciamo delle riflessioni in studio a proposito della tempistica, no? Circa la decisione assunta, mi pare non ufficiale ancora, perché manca un supporto da parte del club di diciamo così, avvicendare Stefano Colantuono. Qual è in questo momento il pensiero di Walter Sabatini, della proprietà, a proposito del percorso tecnico che la Salernitana dovrà intraprendere, a cominciare da domani e da sabato contro il Milan? Beh, questo lo vedremo. Nel frattempo consentitemi di fare una piccola divagazione che riguarda Stefano Colantuono, col quale io ho lavorato questi 20 giorni e sono stato testimone di un lavoro certosino, ben condotto, ben fatto, con grinta, con fede, con determinazione e con qualità. Quindi mi rammarico molto se ci sarà un esito così rispetto a questa persona e rispetto al suo staff di ragazzi in gamba, molto seri, molto attaccati alla serenità nel lavoro che fanno. Sono aspetti del mio mestiere che vorrei derubricare e cancellare, perché a volte veramente si è costretti a prendere delle decisioni che non posso non definire dolorose. Sono veramente dolorose e mi dispiace moltissimo. Stiamo parlando di un uomo importante, professionalmente importante, al quale io auguro una grande fortuna, che merita. Ho visto che a Salerno lui non aveva un riscontro molto favorevole con la piazza e me ne dispiace, francamente non riesco a capire neanche perché. Vero che non ha ottenuto risultati trionfali, ma è vero che aveva ereditato una situazione molto difficile, che io ho complicato ancora di più portandogli 10-11 giocatori nuovi da assemblare in 5 giorni, cosa che lui ha fatto magistralmente, perché questi ragazzi che lui ha portato in campo comunque sia non hanno fatto una marcia trionfale, ma due punti determinanti l'hanno fatti, uno con la Spezia e uno con il Genoa domenica, risultati dei quali comunque io sono soddisfatto. Ovvio che come tutti volevo vincere, però quando non si può vincere bisogna portare a casa qualcosa. Ecco, siamo riusciti con una buona condotta anche. Ecco direttore, dalle sue parole mi pare insomma evidente che insomma la società abbia deciso di cambiare registro. Ecco, ma se Colantuono ha avuto difficoltà a mettere insieme due gruppi, cioè i superstiti della precedente gestione e i nuovi portati in gran numero dal nuovo management e da lei in modo particolare, un nuovo allenatore con ancora meno tempo a disposizione, come riuscirà, secondo lei, e come dovrà riuscire ad assemblare una squadra ex novo, provando anche a cambiare qualcosa? Con il carisma e la personalità e con la fede. Scusate se ricorro spesso a questo termine, ma non ne trovo uno migliore. Perché nel calcio, a volte, come nella vita, serve fede per poter fare le cose. Io ne ho avuta a dismisura quando sono venuto a Salerno, perché potevo tranquillamente starmene a casa e guardare le partite in televisione. Sono venuto invece qui, in una situazione che sportivamente definirei drammatica, ma ci sono venuto con fede piena di riuscire a fare qualcosa di importante per questa città e per i tifosi. Ovviamente ci credo ancora oggi, non c'ho nessun motivo per non crederci. Mi aspetto miglioramenti consistenti da parte del gruppo. Colantuono ha fatto un lavoro eccezionale assemblando la squadra, che già domenica Genova dava l'impressione di poter essere una squadra in grado di affrontare un ostacolo agonistico e tecnico come il Genoa, e questo vi garantisco che non è facile, perché alcune manifestazioni tattico-tecniche della squadra sono state da squadra, mentre invece a onor del vero erano 10 giocatori buttati in un campo di calcio, perché a malapena si conoscono per nome. Adesso sento che si cominciano a chiamare e a parlare. Assolutamente non è facile. Sì. È chiaro, c'è il collega, il suo collega, non mio, Guglielmo Accardi, che voleva direttore, salutarla, insomma fare... Direttore, buonasera, le voglio fare una domanda, non la voglio mettere in difficoltà però, la leggo questa scelta come la volontà del Presidente di non avere nessun rimpianto fino alla fine, di non averle provate tutte.
Quanto questa è stata un'indicazione, una scelta del presidente, e quanto invece è solo sua? Molto, perché il Presidente, hai detto una cosa giustissima, cioè il Presidente non vuole lasciare nulla all'intentato. Quindi non è che lui ci avesse particolare acredine verso Colantuono, anzi, ne rispettava come me, alla pari di me, il lavoro e l'impegno. Ma è vero quello che hai detto rispetto al fatto che lui non vuole tentare lasciare niente all'intentato. Cioè alla fine si dirà, vabbè, ho fatto tutto quello che potevo. Vedremo se la cosa sortirà effetti. Grazie. Ecco, direttore, poi c'è insomma un'ultima domanda che si riserva, insomma, c'era. È chiaro che lei non può dirci al momento il nome, ne stanno girando di diversi. Qualcuno ci ha preso? Cioè i nomi di Nicola, di Pirlo, di Liverani, insomma, sono quelli che in questo momento lei sta valutando? E qual è, oltre alla caratteristica, alla fede e anche un minimo di incoscienza, no? Nell'intraprendere l'avventura salernitana, credo sia necessario, lei l'ha dimostrato. Ecco, dal punto di vista tecnico-tattico, come orienterà la sua scelta, tenendo conto anche un po' delle caratteristiche del gruppo che ha assemblato? Ma la questione tecnico-tattica è pertinenza dell'allenatore sempre, quindi non è che io ho la pretesa di scegliere qualcuno che giochi col 4-2-3-1 o 4-4-2, assolutamente. Si sceglierà un allenatore che sarà votato alla causa e che si fiderà di questi calciatori, avendoli conosciuti perché hanno giocato due partite, quindi in qualche maniera qualsiasi allenatore può averli visti giocare. Poi c'è una ridda di nomi naturalmente che riguarda tutti gli allenatori liberi sul mercato, e questo è inevitabile, ma non potranno venire tutti a Salerno, anche se sono stati tutti presentati come allenatori della Salernitana, non sarà così. Ma possiamo escludere De Rossi da questa lista o lo teniamo ancora dentro? Perché No, sappiamo De bene. Rossi lo potete escludere perché De Rossi non può in questo momento allenare in Serie A, perché paradossalmente è una cosa che io non capirò mai. Dato che il corso per la Serie A c'è stato nel momento del Covid e lui non ha potuto farlo, poi il corso è passato, non l'ha fatto e praticamente un campione del mondo non può allenare una squadra di Serie A fin quando non sarà iscritto al nuovo corso in giugno. Insomma, un problema Quindi burocratico. togliete De Rossi. Ci ha dato quantomeno un indizio. Dei tanti giocatori portati a Salerno, da chi si aspetta qualcosa in più, a cominciare proprio dalla partita di sabato? Guardate, io mi aspetto sempre tanto dai giocatori e dai miei giocatori. Vivo in una situazione onirica in cui io sogno e penso e vedo dentro il campo cose straordinarie da parte dei calciatori. Mi aspetto tantissimo da tutti, tante cose le sto già vedendo perché vedo Sepe stare in porta con l'autorevolezza che Sì. sapevo, immaginavo. Vedo Pasquale Mazzocchi rullare la fascia come un ossesso, vedo bene, giocare bene, magari non per 90 minuti, ma per 60 minuti Radovanovic, vedo ancora tante belle cose. Vedo Milan Djuric, che non ho portato io, essere un vero eroe, perché vince tutti i duelli aerei ed è molto generoso con i compagni. Io lo sento durante l'allenamento incitare i compagni, congratularsi per le giocate. Mi aspetto moltissimo da Bonazzoli, mi aspetto moltissimo da Boinen, da Ederson e devo dire anche da Mikael se la smette di scivolare. Deve forse ca deve cambiare forse tacchetti, ecco, E forse. smetterà perché adesso gli controllo io le scarpe. Se non lo Assolutamente. faccio io, lo fa Salvatore Vallone prima che entra in campo. Straordinario. Enzo Faccenda, presidente provinciale della FIGC, che voleva salutarla. Anche da ex arbitro, volevo chiedere, io sono contro il VAR, nel senso che da arbitro sono fatto il campionato di Serie A, Serie B negli anni 80 e ho vissuto questo mondo in un modo differente da quello attuale. Certamente io sono contro tutte quelle che sono queste valutazioni che si fanno dietro a una macchinetta. Vorrei un pochettino Capire il pensiero di il suo Sabatini. pensiero.
Dovrei essere anch'io contro il VAR perché ci hanno dato 4 rigori con il VAR nelle ultime 3 partite, però invece il VAR per me ha ristabilito l'equità in campo, perché ci sono tante situazioni, particolarmente quelle del fuorigioco, che diventano scientifiche e non c'è errore che possa essere attuato, perpetrato. E io sono favorevole al VAR, anche se è un'angoscia totale, perché quando fai gol non sai mai se il gol buono o non è buono, eccetera. Poi il VAR ci ha colpito duramente nelle ultime partite, non l'ultimissima ma le altre, però io preferisco che il VAR ci sia, per me il VAR è una conquista. In conclusione, direttore, poi la salutiamo, rifarebbe ancora la scelta di accettare Salerno? Sempre. Sempre più convinto? Assolutamente. Bene, grazie. Grazie per la disponibilità. Grazie per la disponibilità. Grazie a voi. Abbiamo avuto modo di ascoltare. Grazie Sabatini, buona serata. Insomma, non poteva darci il nome del nuovo allenatore, ma qualche indizio ce l'ha dato. Ha battuto molto sulla personalità e poi complimenti, perché hai assolutamente centrato, perché già prima ancora che cominciasse la trasmissione salutiamo Sabatini che resta in collegamento. Ciao direttore, buon lavoro, perché ti attende. Prima che mi scollego, mi fate dire una cosa? Sì. Fate i complimenti al nostro ufficio legale, al professor Fimanol, al professor Sica, per il ricorso vinto, perché hanno fatto veramente un lavoro straordinario riportando il punto a casa e la ripetizione della partita. E altrettanto dovrà succedere per la partita contro il Venezia, mi auguro, ma penso che la strada tracciata sia quella. Ma ce la faranno, sono dei combattenti, sono dei professionisti di grande livello e combattono sempre. E naturalmente anche l'avvocato Chiacchio. All'avvocato Chiacchio, assolutamente. Li ha già ringraziati lei, noi ci associamo a nome di tutta la tifoseria granata, perché sono due partite di fondamentale importanza nel cammino che ci auguriamo possa portare alla salvezza del club granata. Grazie ancora direttore, grazie. Buona serata. Scusami direttore, intanto do il benvenuto proprio a Walter Sabatini, che è collegato con noi. Grazie direttore. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, lei è sempre graditissimo ospite ed è in compagnia, oltre che nostra, di Xavier Iacobelli, direttore di Tutto Sport, di Paolo De Paola e di Tullio Calzone, capo servizio del Corriere dello Sport. Allora, chiarisca ovviamente subito, insomma, la situazione che riguarda 41. È stato esonerato? Sta per essere esonerato? Ci sono in corso riflessioni che possono anche deporre verso questa, possono o potrebbero, devo sentire ancora il Presidente, declinare verso questa decisione, ma colgo questa occasione per ringraziare Colantuono intanto, che comunque è ancora allenatore della Salernitana, perché io veramente non ho capito fin da quando sono arrivato questa, come dire, veemenza di giudizi nei confronti di Colantuono, che vi garantisco, io sono un testimone e devo essere ascoltato in questo senso, che io l'ho visto lavorare per 20 giorni con totale applicazione, con idee, con grinta e con voglia di fare, e non ho capito veramente mai questa acredine nei suoi confronti, francamente, perché era un uomo che meritava fiducia, è venuto a Salerno in una situazione molto difficile, ha accettato una situazione molto difficile, poi si è trovato di fronte a una sorta di rivoluzione, si è trovato a mettere in campo 10 giocatori nuovi, tra le altre cose comunque ottenendo 2 risultati positivi, perché 2 pareggi non sono risultati da scartare a priori in questo stato in cui siamo, anzi sono stati 2 punti importantissimi anche per come sono venuti. Però se state facendo poi questa riflessione, direttore, o se l'avete già fatta, vuol dire che non è abbastanza, cioè voi ritenete, perché il tema è, voi ritenete che probabilmente con un altro allenatore questa squadra possa ottenere di più. Ma sempre si ragiona in quella direzione, la possibilità, anche se vogliamo impropriamente, perché io non sono un uomo scaramantico, tutt'altro, ma si dice, ma forse un po' di scaramanzia, un portatore di fortuna possiamo dire,
anche se la fortuna sappiamo che è un'attitudine, non è una cosa del tutto casuale. La fortuna ci passa accanto tutte le volte e dobbiamo saperla cogliere. E come sempre, quando i risultati sono incerti, perché è vero che io i due pareggi li ho molto apprezzati, perché sono due punti che hanno mosso la classifica in una situazione gravissima di risultati precedenti e anche di stato d'animo della squadra. Quindi sappiamo che ci servono vittorie, non sono arrivate, e quindi è legittimo pensare, anche se non è giusto, è legittimo pensare a un cambio dell'allenatore. Prima di lasciarla a De Paola, Jacobelli e Calzone, una domanda gliela voglio fare, che è quella che le vorrebbero fare tutti i tifosi, cioè sul nome del possibile successore. Si è detto di Pirlo, che sicuramente avete contattato, a cui avete fatto una proposta, eccetera, anche ad altri. In questi minuti mi arriva una notizia che riguarda Nicola, può essere anche lui l'allenatore? Ma Nicola, come Pirlo e come tantissimi altri allenatori, come dire, liberi sul mercato, certamente viene citato, perché è normale. Vengono citati tutti gli allenatori liberi sul mercato. Me ne scorrono sul telefonino a decine mentre parlo con voi, ipotizzati da altre stazioni o da altri siti. Quindi qualcuno naturalmente verrà, se Colantono sarà licenziato, qualcuno verrà. Ma spero che, fortemente spero che Colantono sarà, qualora succedesse, sarà ricordato non solo con affetto ma con stima reale, perché se la merita. Io certamente lo stimo. Allora partiamo da De Paola, poi Jacobelli e poi Calzone. Paolo De Paola, una domanda per Sabatini. Sì, rapidissimo. Buonasera, direttore. No, le volevo chiedere, capisco l'atteggiamento di questi tempi, diciamo, i presidenti che, come dire, trattavano male, o anche i dirigenti che trattavano male gli allenatori, appartengono per fortuna a un'altra epoca. Lei sta rispondendo con classe anche davanti a un esonero, riconoscendo i meriti di un allenatore, come erano stati riconosciuti, non da lei, ma in questa trasmissione, i meriti anche del precedente allenatore. Quindi ci vuole rispetto sempre per il lavoro degli altri. Ma detto questo, io vorrei capire, visto che la Salernitana ha fretta, visto che lei ha parlato con chiarezza ai giocatori nuovi e anche ai giocatori che c'erano già prima del suo arrivo, vorrei capire il profilo di un allenatore, perché è inutile che adesso inseguiamo i nomi, perché è chiaro che lei non ce li può dire adesso, ma che tipo di, cioè, faccio un esempio, dovrà essere un allenatore che si adatti a un certo modo irruento, faccio ad esempio alla Gattuso, dovrà essere un allenatore che in qualche modo dovrà impostare un discorso che, come dire, alla Juventus era riuscito a impostare fino a un certo punto, come Pirlo. Deve essere un allenatore rodato di vecchia scuola alla Ranieri, che, diciamo, mi sembra che sia già stata un'ipotesi scartata. Che tipo, perché io sono molto preso un pochettino dalle novità che lei può portare nella Salernitana. E allora vorrei capire un pochettino l'identikit, il profilo, qualcosa che ci può dire in più, senza chiaramente andare a costringerla a farci il nome. Che non farei comunque, ti ringrazio Paolo, ma non potrei farlo perché non posso. Assolutamente, lo capisco. Ma l'identikit è facile, è facilissimo. Noi potremmo e dovremmo prendere solamente un allenatore che crede in questo gruppo di calciatori, che non è perfetto, e me ne assumo tutte le responsabilità, perché i calciatori li ho presi io, ma deve credere in questi calciatori, deve credere di compiere con loro un'impresa leggendaria. Se non c'è questo presupposto, o ci sono molti distinguo, sì, ma però con questo tipo di, non si può fare questo tipo di gioco, cioè i sofismi noi non possiamo tollerarli in questo momento, dobbiamo solamente credere a un atto di fede, come è stato il mio, mi permetto di dire, perché io nel venire a Salerno ho fatto semplicemente un atto di fede, né più né meno, non ho fatto molti ragionamenti, si è trattato di un atto di fede, e io ho la pretesa che lo facciano anche gli altri, se no non sono buoni per la Salernitana. Per questa Salernitana. Molto chiaro, molto chiaro. Xavier Jacobelli. Buonasera, signor Sabatini. Ma alla luce, buonasera. Anche di tutte, buonasera, alla luce di tutte
le mosse che la nuova Salernitana ha fatto sin dall'avvento di Iervolino e poi ovviamente con il suo avvento alla direzione tecnica delle operazioni di mercato. La sensazione che si ricava, indipendentemente da quale sarà il nome del nuovo allenatore, è che ci sia un progetto a lunga scadenza, legato, è ovvio, al tentativo di conquistare la salvezza in questo campionato, ma che, mi corregga se sbaglio, se questa è un'impressione che possa essere confermata o smentita, preveda, dopo questi primi investimenti massicci sul mercato, un disegno che riorganizzi totalmente la società e che si coniughi ai risultati della squadra. È così? È assolutamente così, perché non potrebbe essere diversamente con un presidente come Iervolino, che è un imprenditore di grande fortuna e di grande abilità, e questa sua fortuna e queste sue qualità di imprenditore lui le trasferirà immediatamente nel calcio. Ad esempio, lui mi ha dato mandato qualche giorno fa di mettere le mani sul settore giovanile e di trovare un responsabile di alto livello con il curriculum giusto che possa collocarlo al centro di un progetto importante nella Salernitana. Mi ha dato continuamente e mi dà continuamente mandato per pensare al futuro della Salernitana in qualsiasi categoria. Quindi dico che con un presidente così non può esserci una strada diversa che il futuro e la programmazione. Questo presuppone, direttore, che la sua presenza a Salerno non è temporanea, ovvero legata ai 6 mesi in corso e quindi al risultato mi salvo o non mi salvo. Ma rientrerebbe. Cioè lei è venuto, sì. Cioè lei rientra, è il fulcro tecnico di questa costruzione. Oggi è San Valentino, c'è quella bellissima canzone di Ivano Fossati, La costruzione di un amore, che lei conoscerà. Ecco, la ricostruzione non solo di una passione, quella c'è sempre stata, ma di una squadra e di una prospettiva. Cioè lei lavorerà a Salerno anche l'anno prossimo, che sia in A o sia in B. Io ho fatto un contratto di 6 mesi, sì, semplicemente per non gravare sulle scelte della società l'anno prossimo, e cioè per lasciare campo libero a Iervolino e ai suoi collaboratori di scegliere chi vogliono. Certo che se fra un mese o 2 mesi mi diranno resta per favore, vogliamo che tu resti, io resterò, perché questa è una città che mi ha troppo amato subito al primo impatto, quindi io rispondo a questo tipo di sentimenti, rispondo in maniera generosa e quindi mi farò in 4 per fare le cose bene. Andiamo, questo è molto, questo sì, è molto, a proposito di progetto, notizia, progetto a medio lungo termine, probabilmente, come dicevamo, nella costruzione. Andiamo da Tullio Calzone per la sua domanda al DS Sabatini. Tullio, no, qua è vero che i nomi sono molti, direttore, buonasera intanto e complimenti per il lavoro che stai facendo. È vero che i nomi che si rincorrono sono tantissimi, però noi facciamo i cronisti, cerchiamo di farlo nel modo migliore possibile. E a noi risulta che lei stamattina ha parlato con Pirlo, quindi Pirlo è stato contattato, poi state riflettendo, e che l'alternativa più probabile sia Nicola. Queste sono le cose che si, come dire, nei giornali sportivi, nelle redazioni dei giornali sportivi si rincorrono, queste sono le notizie. Però vorrei dire pure un'altra cosa in merito al, come dire, al suo endorsement per Colantuono. Il fatto che lei lo ringrazi significa che ovviamente la riflessione anche sulla panchina di Colantuono è già a buon punto, perché non contattereste allenatori del livello di Pirlo o anche di Nicola, che ha una solida esperienza anche in Serie A, se le riflessioni su Colantuono non fossero già state fatte. Quindi io penso che Stefano abbia dato tutto quello che poteva alla Salernitana, ha lavorato, come diceva lei, in un momento veramente difficilissimo, perché voi siete arrivati ed è arrivato una specie di rivoluzione, ma i mesi precedenti sono stati veramente, era difficilissimo trovare concentrazione, stimoli, quindi Stefano va ringraziato a prescindere, anche se poi i risultati sono stati quelli che ricordava Franco, e che nel calcio contano i risultati. Però io le volevo chiedere, è chiaro che un progetto che preveda allenatori di questo, diciamo, del calibro di Pirlo o anche di Nicola, sono cose un po' differenti tra di loro, e prevedono anche, diciamo, riflessioni sul futuro. Noi ci auguriamo tutti che la Salernitana possa
poter giocare anche la partita col Venezia, ritornare a ridosso di una concreta prospettiva di salvezza. Però è chiaro che bisognerà fare delle riflessioni. Io penso che lei le abbia già fatte perché ha preso giocatori molto giovani che possono essere adattati anche alla Serie B, ha preso poi grandi nomi, grandi campioni che invece servono nell'immediato. Io le volevo dire, il prossimo tecnico sarà anche quello che dovrà guidare la Serenità nel prossimo anno in questa ricostruzione di lungo termine che è stata avviata con l'avvento di Iervolino, che è un uomo, è innanzitutto un imprenditore, come ci ricordava il professore Fimarò, che ragiona in termini di medio e lungo termine, oppure l'obiettivo deve essere quello di alimentare questa sostanziale possibilità di salvezza. Beh, io devo rispondere con totale onestà a questo quesito, che è un quesito importante. Io, siccome convivo con l'idea della precessione in maniera, non esagero se dico dolorosa e dannosa per la mia salute, francamente la prima cosa che guardo è che penso sia un allenatore che abbia immediatamente lo stimolo per dire vado in campo e combatto. Dopodiché la programmazione nel calcio è quotidiana, non è che se si fa una scelta oggi si esclude una programmazione per un futuro a medio termine, assolutamente no. Il calcio corre veloce, le idee del calcio scorrono veloce, a volte valgono lo spazio di un mattino, voglio dire, quindi queste sono cose che conosciamo tutti e conosco io sulla mia pelle. Ma oggi istintivamente dico vorrei un guerriero che abbracci questi giocatori e li porti in campo a fare un'impresa. Dopo, mentre si costruisce l'impresa, perché l'impresa non avviene in una settimana, ci vuole un po' di tempo, mentre si costruisce l'impresa, si costruisce anche un possibile futuro, senza voler essere retorico, ma radioso. Stante che il futuro esisterà anche con una categoria diversa, perché non è che se la Salernitana va giù finisce il calcio salerno, anzi, forse sarà un modo di ricominciare. Con chi? Non lo so. Senta, Però quanto faremo vedere. deciderete, direttore? In serata, Abbiamo domani? detto in nottata ci dobbiamo risentire perché il calcio si fa di notte. Lei poi vive di notte. Esatto. Sì, Fate Nicola, esattamente. è vero che fate Nicola? È vero che fate Nicola? È Non lo Nicola in dice, non lo mandaggio su dice. Pirlo? Ma non lo so, lui è un'ipotesi come tante altre. Ma se volessimo eliminare qualcuno da questa rosa di nomi, questo almeno ce lo può dire, cioè, visto che ne sono stati fatti tanti di nomi, se volessimo proprio dire no, questo lasciate stare, questo, diciamo, che cosa, quali eliminerebbe, ecco, da questa rosa? Mi sembra ingeneroso, ne eliminerei tanti però, perché No, ma non l'allenatore eliminare perché non li accade. può vedere, o perché, eliminare perché magari non sono stati contattati o perché hanno declinato l'invito, insomma, cioè quali non dobbiamo considerare? Ecco, forse il termine corretto è questo. Ranieri, il mio Ok. amico Claudio Ranieri. Che però avrebbe voluto a Salerno, è vero? È un allenatore del quale mi fido, ma eliminatelo perché non verrà a Salerno. Anche Gattuso aveva contattato ancora prima. Gattuso l'avevo contattato prima di venire per sentire la disponibilità, che non c'è stata, quindi Questo mi fa capire, eliminatelo. direttore, mi fa capire una cosa e poi davvero la salutiamo. Cioè, lei, guardi, le fa onore il fatto di aver ringraziato Colantuono e di aver detto le cose che ha detto su Colantuono. Però poi lei dice, noi abbiamo bisogno di chi ci crede. Abbiamo bisogno di chi combatte, abbiamo bisogno, Di un vuol dire che guerriero. tutto questo non lo ha riscontrato in Colantuono, perché altrimenti non avreste cambiato. Beh, intanto non abbiamo ancora cambiato, ma voglio dire, guardate, io c'avevo un mio collaboratore nel pomeriggio qui a casa, gli ho fatto fare la lista di tutti gli attaccanti che sono stati visti negli ultimi 2 mesi. Quindi il fatto che io telefoni a Gattuso prima di arrivare a Salerno, eccetera, fa parte del mio modo di vedere il calcio. Cioè, il calcio si gioca sui tempi, sulla velocità, sull'informazione che è alla base del successo nel calcio, l'acquisizione precoce delle informazioni. Quindi questo è il mio modo di fare. Faccio così anche sul conto dei giocatori. Non è che oggi noi stiamo cercando un giocatore in particolare, però io mi sto informando sul conto di tutti.
Questa squadra, direttore, questa squadra, i nuovi arrivi possono fare ovviamente tanto. Lei ha detto ci vuole ovviamente del tempo, la Salernitana non devono fare tanto, se no vorrà dire che sono un asino. Se c'è una cosa terribile che non sopporto sentirmi un asino, se non faranno tanto io sarò un asino, allora forse non sarò degno neanche di rimanere a Salerno. Posso dire una cosa? Da quello che lei però ha detto, qui vorrei davvero la conclusione finale e poi concediamo Sabatini. Cioè, quando lei dice deve essere un guerriero, io l'unica figura che immagino come guerriero, con tutto il rispetto che ho per Andrea Pirlo, è Nicola, che mi sembra anche in panchina un guerriero, saper trasformare, tra l'altro ha compiuto miracoli tra virgolette sportivi in questo senso. Pirlo, vabbè, ma voi alla... state facendo la maieutica, questa è maieutica socratica, lo so, è maieutica, sì, è esattamente fate la levatrice. Allora, un guerriero è un guerriero, scusate, anche Colantuono è un guerriero, però uno deve anche saperlo. Colantuono è un guerriero, per esempio. Non ho capito, mi scusi. È un guerriero vero, lo era da calciatore, lo era allenatore e lo conosco da 30 anni, quindi... però Colantuono sembrerebbe non essere l'allenatore giusto per la Salernitana, però è un guerriero, quindi non diamo troppo peso alle considerazioni di questo tipo. E poi si può essere guerrieri anche in giacca e cravatta. No, perché posso chiederti un'ultima cosa, direttore, proprio una cosa rapidissima. Siccome sei trascinante anche in questo entusiasmo, cioè stai dicendo delle cose che comunque nella scelta dell'allenatore, ma anche, lasciami dire, nella concretezza con cui parli di un allenatore al passato, anche se con il riconoscimento per il lavoro, quindi il rispetto per tutti, va benissimo. E hai parlato di te con grande entusiasmo a Salerno, ma mi fai vedere soltanto la tua visione, perché sei un visionario nel calcio, sei una persona che, come dire, quando vede una cosa nuova, diversa, eccetera, ma come ti immagini la Salernitana da qui a 2 anni? Cioè, qual è una prospettiva che ti farebbe piacere vedere in una piazza come Salerno? Ma proprio parlando oggi, con libertà. Ma questa è una domanda molto interessante, molto bella per me. Oggi ho dato mandato a alcuni miei collaboratori che vedono le partite per me. Ho escluso dei territori. Gli ho detto, ascoltate, non andate a vedere le partite a Rio de Janeiro o a San Paolo del Brasile, andate a vedere le partite nei Balcani, perché la Salernitana, io devo essere realista e pratico, la Salernitana a PIL in certi territori non ce l'avrà mai, ce l'avrà nei Paesi Bassi, in Olanda, in Belgio, in Macedonia e via discorrendo, però io non sono competitivo su certi mercati. Allora io vedo la Salernitana fatta attraverso acquisizioni in territori fertili per noi e andando a individuare il talento in quei territori, perché il talento è in ogni dove. Questo è il grande privilegio del calcio, il talento può essere veramente, anzi il talento è possibile che sia qui, tant'è che il presidente ha dato mandato di ristrutturare tutto il settore giovanile per cercare di cominciare a costruire una base di ragazzi che siano i prossimi talenti della Salernitana. E io in questo ho una fede assoluta, perché è un territorio. Lo sta chiamando Nicola. Credo che io ai nostri tifosi non gli posso dire adesso risolviamo col settore giovanile, però fra 3 o 4 anni saranno contenti di questa scelta. Direttore, Rampulla sta già lavorando con voi? Rampulla ci sta dando una mano, perché c'è una situazione contrattuale un po', come dire, opaca, nel senso che è tesserato in un'altra società. Però un ragazzo di una personalità straordinaria, di una generosità straordinaria, è affiancato un altro preparatore di portieri che è molto giovane, molto valido, anche se un po' inesperto, e lui gli fa un po' da chioccio. Ci sta dando una mano, in maniera informale, diciamo così. Allora, noi dobbiamo salutare il direttore Sabatini. La faccio salutare da Xavier Jacobelli, Tullio Calzone, Paolo De Paola. Jacobelli, no, io volevo farle complimenti da giornalista, oltre che, tutti, da suo, oltre che da suo estimatore, perché è raro che un direttore sportivo in un momento così delicato, qual è quello che la sanità sta vivendo alla luce degli avvenimenti che stanno susseguendo, esponga con questa chiarezza le idee, i progetti e i programmi, e questo suona assolutamente a merito di Sabatini. Calzone. Grazie, veramente, mi onora questa considerazione. Calzone. Grazie a tutti.
Direttore, io ti dico solo di guardare il poster del Corriere dello Sport che è dietro di me, che è quello che, col quale abbiamo celebrato la Salernitana che ritornava in A dopo quasi 23 anni. Quindi amala e si adatta perfettamente anche a quello che tu ci hai fatto capire questa sera, perché non era facile nemmeno venire qui a parlare di cose. Sarete costretti a farne un altro per la Salernitana di Iervolino, se non la mia di Iervolino, sicuramente. Preparatelo, anzi. Va Vabbè, bene, lo facciamo. questa è una bella sfida che lancia il direttore Sabatini. Allora, riepilogando, in nottata sapremo il nome del nuovo allenatore della Salernitana, quindi ci costringerà a farla a notte fonda, insomma. No, in nottata sapremo se con Antonio va o resta. Beh, contemporaneamente sapremo anche il nome. Domani mattina ci sarà probabilmente l'allenatore Beh, certo. Un saluto anche da Paolo De Paola. Grazie a Ciao tutti, Walter. arrivederci. Ciao, Grazie. ciao, ciao, ciao. Grazie a Walter Sabatini. Andiamo Sì, però io un commento a immediato caldo a proprio. caldo, no? In orizzontale, però cerchiamo ecco, subito di parlare ovviamente delle notizie di oggi, ovvero il punto restituito alla Salernitana e quindi Udinese-Salernitana si potrà giocare. Questa è una notizia molto importante che dà nuove speranze, qualche speranza in più alla Salernitana e poi la notizia anche dell'allenatore. Andiamo allora subito su questo secondo aspetto con Walter Sabatini che intanto ecco, possiamo vedere nella sua interezza adesso a schermo intero. Grazie di nuovo direttore per essere con noi a Gol su Gol all'Ira TV. Grazie a mio figlio, che è l'operatore praticamente. Allora, direttore, chiedo a Enzo Rizzo in regia possibilmente di alzare un po' l'audio, altrimenti in studio non riusciamo a sentire bene il direttore Sabatini. Direttore, partiamo da quest'ultima notizia, il cambio in panchina, quindi esonerato Colantuono. No, questa non è notizia perché Colantuono non è ancora esonerato. C'è una riflessione in corso tra me, il presidente, e gli altri dirigenti, ma Colantuono è ancora al suo posto. Tant'è che ha fatto allenamento ieri mattina e stamattina, quindi, anzi stamattina, chiedo scusa. C'è una riflessione in corso che durerà qualche ora stanotte, poi vedremo. La vera notizia di oggi però è il lavoro che hanno fatto i nostri legali con l'avvertenza che è stata poi vinta, il punto restituito e la partita da rigiocare. Questa è una notizia straordinaria. Io devo ringraziare i nostri professionisti, il professor Firmanò, il professor Zica, l'avvocato Ciaccio, hanno fatto qualcosa di straordinario veramente. Anche per il prestigio della Salernitana, questa cosa vale quanto due vittorie consecutive, perché la Salernitana è una squadra che deve essere rispettata. E attraverso il loro lavoro abbiamo meritato questo rispetto. Sono strafelice di questo. E tutta Quanto è la squadra lo importante, farà. direttore, questo punto restituito e la possibilità di giocare con l'Udinese con la speranza che si possa rigiocare anche a Salernitana Venezia? Certo, sarà una scarica di adrenalina forte per tutta la squadra e per tutto l'ambiente, perché la squadra, il sapere di poter rigiocare una partita, lo prenderà come veramente un esame importantissimo da sostenere. E poi permettetemi di dire questo punto, visto che chi si salverà non si salverà per 5 punti di distacco, ma per un punticino, questo punto è veramente un punto salvezza, se salvezza sarà, e io ci credo ancora. Non è che ho deposto le armi, minimamente, anzi. Lei 2 settimane fa, prima delle partite con Spezia e Genoa, parlò di un 7% che davano gli addetti ai lavori, diciamo così, di possibilità di salvezza della Salernitana. Adesso questa percentuale come la possiamo aggiornare? La percentuale è aumentata secondo me perché è vero che i risultati non ci hanno premiati con le vittorie, però io ho visto una squadra crescere anche per merito di Colantuono, il vituperato Colantuono, perché qui tutti hanno, come dire, una sorta di livore nei suoi confronti, però lui ha lavorato seriamente, duramente in questi giorni in cui sono stato io a Salerno e ho potuto vedere io con i miei occhi. E sono un testimone attendibile del lavoro che ha fatto il tecnico nella Salernitana. Poi, dopodiché, vedo anche il riscontro in campo, perché in campo la Salernitana è andata migliorando, avendo assemblato 10 giocatori nuovi in 5 minuti, dal primo tempo con la Spezia, un secondo tempo migliore e una partita migliore a Genova.
perché Genova poteva essere la partita della fine, perché se Genova, dopo essere andato in vantaggio, ci mette in area di rigore, ci fa ancora gol, eccetera, finisce la stagione della Salernitana. Invece la squadra ha reagito con intelligenza, con veemenza, abbiamo trovato un meraviglioso gol, perché il gol della Salernitana è meraviglioso, con tutti i tre attaccanti in movimento, coinvolti, con Verdi che sfonda a destra, palla lunga per Djuric che fa la torre per Bonazzoli, gol, un'azione veramente ragguardevole, bellissima. Quindi per me le percentuali non sono certo diminuite, ma sono aumentate. Sono aumentate insieme alla coesione in aumento di un gruppo di sconosciuti, che adesso si chiama per nome, si guarda in faccia, si parla, e insomma cominciano ad essere una squadra di calcio. Per merito, per grandissimo merito dell'allenatore. Però lei prima ha detto ci sono valutazioni in corso importanti anche con il presidente su Colantuono. Che cosa dobbiamo aspettarci? Potete aspettarvi tutto, il calcio è imprevedibile, è imprescrutabile, ci sta anche che nella mente del presidente ci sia come l'idea dell'impossibilità di vincere le partite o di un sentimento di questo genere, quindi magari di fronte a un sentimento di questo genere, che in parte è irrazionale ma in parte è dovuto alle sensazioni che si provano vedendo le partite, magari si decida di tentare di cambiare. Ma Colantuono ha dimostrato in questi 20 giorni di lavoro di essere un allenatore serio e attendibile, questo lo voglio dire a piena voce, perché non sopporto l'idea, a parte che per me è sempre una frustrazione personale enorme il rinunciare a un allenatore, molto, è un fallimento di tutti, è un fallimento mio personale e me ne dolgo profondamente. Non avrei voluto mai che potesse succedere una cosa del genere. Gira con insistenza il nome di Pirlo, direttore. Beh, gira con insistenza perché Pirlo è un candidato di altissimo livello, un allenatore che non sta allenando, quindi io ho visto girare quasi tutti i nomi degli allenatori disoccupati, quindi anche quello di Pirlo, che è un allenatore di grande prestigio, di altissimo livello, ha allenato la Juventus quest'anno, l'anno passato, è andato in Champions League, ha vinto la Coppa Italia, quindi voglio dire ha già ottenuto immediatamente risultati importanti come allenatore. E oltretutto non ci dimentichiamo la storia di Pirlo, calciatore, campione del mondo e calciatore esemplare. Quindi il fatto che sia accostato alle Salernitane è una cosa che ci dà solo prestigio. Beh, una bella cosa direi, ma questo non significa che verrà a Salerno. Nicola Binda dalla Gazzetta dello Sport. Buonasera Walter, spero che stasera non abbia riservato qualche altra bella definizione per me come l'altra volta. No, stasera ti parlo come un uomo in salute. Bene, bene, come sempre, che è la prima cosa. Ascolta, apprezzo molto la difesa che hai fatto di Colantuono per quello che ha fatto in queste settimane. È un allenatore che non avevi preso tu, quindi non è una tua sconfitta se è una scelta che non viene confermata, quindi non la vedo come una tua sconfitta perché non è stata una scelta tua. Ma voglio dire, c'è una cosa che non mi torna: in caso di sostituzione non sarebbe stato meglio anticiparla e concordare il ricchissimo mercato di gennaio che avete fatto insieme a un nuovo allenatore? Non è che adesso il nuovo allenatore arriva e si trova dei giocatori che non ha scelto lui? Ma guarda, io in tutte le società dove ho lavorato ho scelto io i giocatori, informando preventivamente l'allenatore di quello che stavo per fare, ma non la considero una cosa che esclude una scelta, perché gli allenatori, i calciatori scegli la società. Meglio è se li sceglie insieme all'allenatore, ma questa volta non può avvenire e in questo caso certamente non poteva avvenire. Ma io chiederò a chiunque possa venire a allenare la Salernitana di fidarsi di quello che ho fatto. Dopodiché se i giocatori non si dimostreranno all'altezza, e non credo, sarà stata una mia esclusiva responsabilità e ne terrò conto. Perché io sono terribile rispetto al giudizio che do di me stesso, non mi sono mai fatto sconti nella vita. Quindi se ci sono stati degli errori, saranno stati errori miei e li denuncerò puntualmente. Non li farò scontare all'allenatore, questo è poco, ma sicuro.
magari chi lo sa, li sta ascoltando già con Antuono, perché i giocatori comunque sono arrivati con Antuono in campo, l'ha messi in perfetta buona fede e sperando magari che Michele non scivolasse con la palla che ci ha avuto per calciare in porta da 18 metri a tempo scaduto, o che altri giocatori non avessero fatto gli errori che hanno fatto. Quindi questi giocatori li ho portati io e è una mia responsabilità esclusiva. Direttore, oltre al nome di Pirlo, circola molto anche il nome di Nicola. Possiamo anche lui metterlo eventualmente tra i papabili? Non il mio, non il mio. Non Nicola Binda, l'allenatore Nicola. Beh, saresti un candidato attendibile. Ma vedete, mentre parlo con voi, scorrono sul, come si chiama, la striscia che scorre, eccetera, e vedo in continuazione nomi di calciatori che mi stanno facendo giornalisti di qualsiasi rete televisiva, piuttosto Sky mi risulta che abbia detto un falso, perché ha detto che c'è una comunicazione della Salernitana che comunica l'esonero di Colantuono, e questo non risponde al vero, è una notizia falsa. È auspicabile invece che una rete importante come Sky non dia notizie false, perché io ho parlato con Mara Andrea 5 minuti fa per chiedere conferma se tante volte inavvertitamente ci fosse scappato un sassolino incontrollato, cioè una comunicazione incontrollata, non è stato così. Quindi la Salernitana non ha comunicato nulla, e chiunque dica, mi sto rivolgendo a altre stazioni televisive, chiunque dica che la Salernitana ha comunicato l'esonero di Colantuono dice una falsità, non è così. Quindi al momento, volendo inquadrare bene, in maniera corretta, per dare un'informazione precisa al direttore Sabatini, la società sta valutando con attenzione la posizione di Colantuono, però probabilmente ha avviato già dei contatti con altri allenatori, Pirlo, Nicola, si può dire questo? E molti altri. Ok, può immaginare, direttore, che durante il suo collegamento adesso sulla diretta Facebook, sul nostro canale Lira TV Sport, stanno scatenando i tifosi della Salernitana. Chiedetegli al direttore di Nicola, chiedete di Pirlo, chiedete anche di Castori, insomma tantissimi nomi. Noi però cerchiamo, ecco, di inquadrare così la situazione. Quindi il direttore Sabatini ha detto con molti altri, quindi si è parlato con vari allenatori e si sta valutando la posizione di Colantuono. Al momento è questa l'informazione. Quando dovreste decidere, direttore? In nottata. Sappiamo che spesso la notte porta consiglio a Sabatini. Ma magari porta anche consigli sbagliati, ma la notte è il momento migliore per pensare. Gigi Murante. Buonasera, direttore. Diciamo, buonasera. Sarà una notte abbastanza lunga. No, io mi ponevo una riflessione. Ecco, questa vostra riflessione, sua e del Presidente, scaturisce dai risultati che non sono stati quelli che forse vi aspettavate, o scaturisce anche probabilmente da questa rivalutazione che è stata data al campionato della Salernitana, con il riconoscimento, la restituzione del punto e quindi la possibilità di giocarsi ancora due partite oltre quelle che rimangono da giocare nel girone di ritorno. È anche questo che vi sta facendo fare questa riflessione, ma più che altro per dare uno scossone all'ambiente e per ridare un po' di vitalità, forse in un momento in cui c'è un po' troppo di assestamento. No, ma noi non sentiamo la necessità di dare uno scossone, perché credo che lo scossone sia stato l'avvento di Iervolino, la Salernitana, e non c'è bisogno di altri scossoni. Certo che questa nuova situazione che si configura attraverso il lavoro dei nostri legali restituisce vitalità interiore a tutti noi, perché andare a letto, quando ci andremo, sapendo di avere una partita in più da giocare e un punto che ritorna comunque nella nostra classifica, è uno stimolo straordinario, lo sarà per noi e lo sarà anche per i calciatori. Quindi io ribadisco i miei complimenti ai nostri legali che hanno fatto un lavoro strepitoso. Scusa Alessandro, posso? Vai Gigi, vai. Volevo semplicemente fare una... Qual è il... Che tipo di allenatore quindi lei vede in questo momento che possa guidare la Salernitana? Al di là di Colantuono, che diciamo
già si conosce, ma secondo lei quali dovrebbero essere le caratteristiche dell'allenatore idoneo a guidare questa squadra che le ha allestito? Ma non deve essere un allenatore con particolari qualità, deve averci una qualità, le qualità generali di tutti gli allenatori, ma soprattutto una caratteristica: credere fortemente nella salvezza, nella credere in questa squadra, che io sono un essere perfetto, attenzione, l'ho fatta io, quindi non è che pretendo che arrivi un allenatore e dica Madonna, questo è il Flamengo o il Barcellona, so perfettamente che è una squadra messa insieme in tempi record, magari con qualche distrazione o magari con qualche errore di valutazione, e quindi queste sono mie responsabilità. E non pretenderò mai che un allenatore sposi la squadra così come è in questo momento, ma pretenderò che rispetti i giocatori e che pensi di andare in campo con questi giocatori per vincere le partite. È possibile, direttore, vedere una Salernitana anche con tutta la fantasia possibile, cioè con Verdi, Perotti e Ribéry alle spalle di una punta, magari? La immagina così la Salernitana? Ma perché no? Certo, si tratterebbe di un 4-2-3-1, voglio dire, che è anche un modulo, come dire, molto frequentato da tutte le squadre in Serie A, valutando che è uno sviluppo del 4-4-2, perché questa è la verità. Quando si parla di 4-2-3-1, ci si dimentica che è semplicemente uno sviluppo del 4-4-2 e dipende quanto devono lavorare i due attaccanti esterni. Se devono lavorare come cursori o come tornanti, allora è un 4-4-2. Se invece hanno la facoltà di giocare in alto a ridosso della punta staccata, della prima punta in avanti, allora è un 4-2-3-1. Però questo è un sofisma, e dopo quello che conta è lo spirito della squadra, la tecnica individuale applicata dai calciatori e le idee dell'allenatore. Questo contano. E contano tutti i giorni, perché le squadre migliorano tutti i giorni, soprattutto una squadra come la nostra, che definire squadra è un eccesso di ottimismo, perché sono per adesso ancora un gruppo di calciatori prestati al campo, che dopo stanno producendo uno sforzo straordinario per essere una squadra. Lo vediamo la domenica, perché l'abbiamo visto anche ieri, una squadra scollegata, ieri avrebbe perso la partita anche con largo scarto, invece è una squadra che si sta collegando tutti i giorni per arrivare alla partita della domenica. Era successo il secondo tempo con la Spezia, è successo per tutti i 90 minuti a Genova, quindi questo mi fa sperare che ci stiamo trasformando nella squadra agognata. Lei, direttore, ha pescato dal Brasile due elementi come Ederson e Mikael. A che punto sono questi due giocatori? Sono ancora un pochino indietro. Domenica, per esempio, tutti e due pattinavano in campo, ma questo lo capisco perché il campo di Genova è insidiosissimo, anche per chi gioca nel Genova e nella Sampdoria. E perché non c'erano le scarpe pronte per questo tipo di superficie? Ma sono due ragazzi arrivati di corsa dal Brasile, non hanno fatto neanche il tempo a capire e noi non l'abbiamo aiutati. Scivolavano tutti e due, però della prestazione di Ederson io sono soddisfatto, perché ha lavorato molti palloni, ha preso moltissime punizioni, anche se non si vince con le punizioni a metà campo, però ha difeso bene i palloni, si è fatto trovare smarcato spesso. Mi è molto piaciuto, ha giocato anche una partita, come dire, di temperamento, è stato anche riempito di botte, devo dire, perché l'hanno veramente riempito di botte. Questo è un ragazzo che farà benissimo, sul quale avere fiducia, ma farà bene anche Mikael, nonostante che sia un pochino sovrappeso, ma sta facendo già dei sacrifici per mettere giù 2-3 kg di troppo. Mikael c'è un tiro esplosivo di destra e di sinistro, e questo è il motivo per cui domenica veramente mi è saltata la rabbia per lo scivolone che ha fatto mentre stava cercando lo slancio della gamba per calciare in porta. Lui avrebbe fatto gol da quella posizione, io lo so. Sono un pochino indietro, ma bisogna aspettarli, non dico aspettarli per tutto il campionato, ma almeno 20 giorni bisogna dargli a questi ragazzi.
Direttore, parliamo un attimo anche di Fazio, il comandante, è lui che può essere un punto di riferimento per la squadra, non solo nella difesa. Ma lui è già, Fazio è già un punto di riferimento, è già un comandante nella squadra. Ha fatto un paio di errori tra Spezia ieri un errore di disimpegno e con lo Spezia un altro errore di valutazione, però la partita complessiva è stata in crescendo sempre anche ieri, con tempestività, con gioco aereo come nel suo costume, con interruzioni delle traiettorie avversarie. Fazio non c'è nessun problema, Fazio è venuto a Salerno con l'idea di poter tornare ai suoi livelli e di poter salvare la squadra, quindi lui farà benissimo. Vorrei chiudere insomma questo collegamento tornando al discorso allenatore, perché veramente stanno arrivando tantissimi messaggi, ma soprattutto tantissime notizie stanno circolando sul web. Tra Pirlo e Nicola, quale più avanti? Mi permettete di dire che non sono notizie, però le notizie sono quando le cose succedono e sono fatti. Queste non sono notizie, sono ipotesi buttate lì come vengono. Vi ripeto che stanno scorrendo sul mio telefonino nomi improbabili, veramente, di allenatori improbabili. Tra Pirlo e Nicola sono probabili, però. Pirlo e Nicola sono due ottime soluzioni. Sarebbero due ottime soluzioni, non sono. Sarebbero due ottime soluzioni. O uno o l'altro, per motivi diversi, sarebbero ottime soluzioni. Ci risultano anche delle notizie, ad esempio Gianluca Di Marzio sta dicendo insomma del cambio in panchina della Salernitana e che al momento Nicola potrebbe essere un po' più avanti rispetto a Pirlo, che comunque sarebbe pronto ad accettare questa missione della Salernitana, una missione difficile della salvezza, ma comunque sarebbe disposto anche a venire. Questo possiamo dirlo, almeno questo in maniera corretta, direttore? No, possiamo dire che Di Marzio non può dare notizie non attendibili, non vere, perché Di Marzio ha fatto riferimento a un comunicato della Salernitana. Allora, sfido chiunque a trovare un comunicato ufficiale della Salernitana. Non c'è il comunicato. Non ci sono comunicati, sono ipotesi. Poi dopo, circa il coraggio degli allenatori di venire per la missione impossibile, mi permetto di dire che io quel coraggio ce l'ho avuto e non lo rinego, perché sono ancora qui e domani sarò a Salerno pronto a ripartire, pronto a fare quello che è il mio mestiere. Quindi se ce l'ho avuto io quel coraggio, ci vogliono avere anche gli altri, altrimenti significa che non hanno coraggio, che è un problema generale per loro. Ci ha raggiunto in diretta anche Arturo Di Napoli, un grande ex calciatore della Salernitana e di tante altre squadre. Buonasera Arturo. Buonasera a tutti, buonasera al direttore, ciao Gianni. Sei allenato Bomber? Mi è allenato? Si chiede in appunto, ci sono. Appunto, dico, potresti essere una soluzione. Lo prenderemo direttore fantastico. Eri un giocatore fantastico, Arturo. Grazie, direttore. Vedi, a me quando non ci sono più giocatori come Di Napoli che giocano, sono veramente rammaricato. E io sono un esteta nel calcio, mi piacciono vedere i giocatori particolarmente dotati, forti, fortissimi, come era lui. Dai, allenati 5 minuti, Arturo. Grazie, direttore, questa cosa mi fa veramente tanto piacere, tanto onore. Detto da lei, insomma, quindi mi fa ancora pensare quanto sia stato stupido da calciatore. Fortunatamente i capelli bianchi mi hanno fatto capire molte cose. In ritardo, ma meglio tardi che mai. È vero. Oggi infatti Arturo Di Napoli, allenatore, lavora molto anche con i giovani, sappiamo che la Salernitana vuole anche ricostruire giustamente il settore giovanile e vabbè, chissà che Arturo Di Napoli, insomma, da calciatore è un po' difficile, come sta dicendo Sabatini, però oggi è uno stimato allenatore. Allora, volevo salutare il direttore Sabatini facendogli vedere però tre immagini simpatiche, diciamo, che stanno girando, perché poi Sabatini è un grande direttore sportivo, non lo dobbiamo dire noi, ma è anche un grande personaggio del calcio italiano che cattura l'attenzione anche in questo modo. Ad esempio Sabatini come Mandrake qui nel calcio mercato invernale 2022, non so direttore se ha visto ad esempio queste immagini. Sì, le ho viste, me le hanno trasmesse, sono simpaticissime. L'autore di questa immagine è proprio Corrado De Rosa, tra l'altro che abbiamo in studio, scrittore, psichiatra, Corrado. Grande Corrado, grazie.
Direttore, buonasera. Mi ha frema fatto in contropiede, non mi aspettavo. Ha sorpreso, questa fatta. Cosa. Molto però vediamo anche altre immagini che girano, poi salutiamo il direttore Sabatini così in maniera simpatica. Ecco il mago Sabatini, che con queste carte che è riuscito a prendere, questa è l'immagine della pagina Facebook rompipallone.it. ancora un'altra immagine invece che ritrae Sabatini come il tornado Sabatini, appunto, che si è abbattuto, ha fatto la rivoluzione su Salerno. Direttore Sabatini, insomma, c'è grande fiducia in lei, la missione salvezza resta difficile, ma lei lo sa benissimo che qui a Salerno molti semmai ci credono ancora, perché c'è lei qua a Salerno. Beh, ma questo mi onora moltissimo e mi motiva moltissimo. Spero che non si trasformi in un poderoso senso di colpa, come sempre io ho avuto nella vita, perché poi quando le cose non mi sono riuscite le ho vissute veramente male, e non vorrei vivere male questa, ma sono in forma, riusciremo a fare cose importanti. Va bene, allora grazie al direttore Sabatini, e insomma aspettiamo queste ore, direttore, per il nuovo allenatore. Bomber, mi fa piacere averti visto, e ti dico che non ti sta male qualche capello bianco, non ti lamentare. Grazie, arrivederci, direttore, a tutti. Arrivederci. Faccio il tifo per lei.